un nuovo umanesimo economico e imprenditoriale. Il cambiamento non è un percorso da intraprendere, è già in corso. La pandemia ha stravolto i processi produttivi, le organizzazioni lavorative, i servizi per la salute e la nostra stessa vita personale. Chi, politica o imprenditoria, non si accorge di questo è destinato a fermarsi definitivamente. Questo è l'elemento centrale delle riflessioni svolte dai relatori della conferenza online organizzata dalla Diocesi di Teramo Atri e dalla Provincia di Teramo. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di imprenditori, manager ed esperti che hanno messo in luce i punti di forza che sono già presenti nel tessuto d'impresa e nelle istituzioni. Tra qualche giorno la provincia teramana e l'Abruzzo intero beneficeranno di una visibilità enorme grazie all'esposizione in piazza San Pietro a Roma del presepe monumentale di Castelli. Una maniera per rinascere sotto molti punti di vista, come spiega il vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi. È un momento importante e io mi auguro che questo evento possa aiutare tutta la nostra comunità diocesana non soltanto a scoprire il senso del fare il presepe, come Papa Francesco ci ha ricordato nella sua lettera apostolica Admirabile Signo, ma una grande occasione per scoprire la presenza del Signore in mezzo a noi, come Papa Francesco ci ha ricordato domenica all'Angelus, il Signore viene. Ecco, il Natale è il ricordo di un avvenimento storico, ma è anche il ricordo di un avvenimento che avviene ogni volta che noi partecipiamo alla vita della Chiesa, che davvero ci incontriamo e desideriamo incontrarci con Lui, perché Lui ha deciso di restare sempre con noi. Per cui, oltre ad essere un evento storico, un evento artistico e soprattutto un evento spirituale, fortemente ecclesiale, e io mi auguro che questa esperienza possa aiutare, come stiamo vivendo in questi giorni di preparazione, anche una grande occasione per il rilancio del territorio. Abbiamo vissuto già tre momenti, prima sulla ricostruzione, poi sulla imprenditorialità, questa sera qui in provincia sul tema del turismo religioso, ma anche della scoperta della bellezza della natura, del creato, e poi altri impegni che ci accompagneranno per poter davvero far rinascere tutto il territorio e soprattutto creare le premesse per superare quel grande problema che abbiamo da un po' di anni, soprattutto dopo l'esperienza del terremoto e lo spopolamento dei territori della montagna, che invece sono un grande dono e una grande ricchezza per tutta la provincia.